Cimeli della Grande Guerra in mostra alla cooperativa di Socher con l'esposizione inaugurata venerdì scorso a cura di Dino Saviane e Loris Chiesura con la collaborazione dell'associazione Ecomuseo dalle Dolomiti al Piave e del gruppo dei Mascabroni. Il materiale, che contempla armi, attrezzi, capi di vestiario, lattine e tante fotografie storiche, sarà esposto dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 21 di venerdì 1 dicembre, mentre dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19 di sabato 2 e domenica 3. Durante la serata inaugurale è stato proiettato il film documentario Trincee a cura dello storico bellunese Giovanni De Donà, di Giuseppe Tezza e di Francesco Pomarè, realizzato da Telebelluno con la produzione di Dolomiti Productions. Cosa si può vedere? Si possono vedere sia pezzi delle truppe austriache sia quelle dell'esercito italiano, raccolte nel tempo sia nei luoghi della guerra, ma anche frequentando i mercatini dove questi materiali si possono ancora rintracciare. Abbiamo la valorizzazione del territorio con la storia, ma con la storia anche delle persone del territorio. Ma è stata una sorpresa, perché io avevo visto alcuni a casa di Saviane, ma dopo ho collaborato a esporli, ma non finiva più di portare qua roba. E anche ha detto che ancora 200 cartoline a casa, noi abbiamo fatto la stampa di queste, no? Ma ha detto che ne ha ancora 200 a casa. Grazie appunto alla passione di questi raccoglitori che possiamo rivivere ancora ai giorni nostri la storia della Prima Guerra Mondiale. Vi aspettiamo numerosi sia a vedere questa esposizione e sia poi a vedere i docufilm che raccontano appunto la storia, la nostra storia.